Adesso vediamo come creare una prima animazione stop motion. Per farlo usiamo una app, ce ne sono tante per fare stop motion e si assomigliano abbastanza. Quella che abbiamo scelto si chiama Stop Motion Studio, è un'app gratuita che è anche una versione a pagamento con alcune caratteristiche più avanzate e che potete installare sul tablet o sul telefono sia Android sia Apple. Dunque apro l'applicazione, creo un nuovo filmato. L'applicazione mi inquadra il mio set e io sul set in questo momento ho una gomma. In questo filmato che stiamo per creare avremo una gomma spaziale che viene distrutta da un razzo matita ed esplode. Questo è l'obiettivo del nostro mini filmato. Come funziona? In realtà è molto semplice. Io con questo tasto rosso posso creare una prima fotografia. La gomma è lì che lievita nello spazio, facciamola muovere un pochino e quindi creo diverse fotografie. Vedete che ogni volta che scatto una fotografia posso vedere in sovraimpressione la fotografia che ho appena scattato e la situazione attuale. Posso controllare questo effetto con questo slider. Questo mi permette di gestire il movimento. Ora ho fatto 4 fotografie della mia gomma. Qual è l'effetto che viene? Torno all'inizio della timeline, faccio play e vedo la gomma, ecco, vedete, che si agita e vola in questo cielo azzurro. A questo punto facciamo entrare la matita. La sposto e la metto, ecco che inizia a entrare nel campo visivo del mio filmato e faccio una prima fotografia. A questo punto la gomma continua un po' a muoversi e la matita si avvicina. Qui devo fare diverse fotografie. In realtà la stop motion è un processo piuttosto lungo, richiede tanto tempo. La gomma tende a scappare, ma la matita si avvicina e appunto per gestire l'illuminazione bene è importante avere un faretto, sennò magari ci metto 20 minuti e intanto è passata una nuvola e è cambiata la luce del mio set. Ecco, siamo al punto dell'impatto. A questo punto vorrei far esplodere la gomma. Come faccio? Beh, semplicissimo. Nel frame successivo io tolgo la gomma e metto dentro l'esplosione che ho creato con questi cartoncini. Grande esplosione, facciamo passare la matita in mezzo, magari li faccio ruotare un pochino in modo che l'esplosione si muova anche lei. E mentre la matita esce dall'altra parte, faccio addirittura comparire delle nuvolette di fumo. Faccio uscire dalla scena la nostra amica, le nuvolette di fumo si alzeranno, quindi è importante riuscire a coordinare tutti i movimenti. Ecco, adesso voglio spostare l'arancione e lasciare solo il rosso, quindi lo rimetto in posizione, le nuvolette dovranno continuare ad alzarsi e io controllo tutto questo guardando appunto le famose pelle di cipolla, bucce di cipolla che mi fanno vedere le immagini precedenti. Appunto la matita è uscita, le nuvolette stanno salendo e anche la mia esplosione rossa se ne può andare. Voilà, vediamo il risultato finale. Torno all'inizio della mia timeline e faccio play. E a questo punto vedrò la gomma che si agita e l'esplosione. Ecco qua.